Con un comunicato ufficiale il Milan ha dichiarato Romagnoli incedibile. I rossoneri ringraziano il Chelsea per l'importante offerta economica, ma la proposta di mercato, pari intorno ai 40 milioni, non avrà seguito. Arriva in rossonero Mario Pasalic, il croato del Chelsea si sottoporrà ad accurate visite mediche dopo l'ernia che lo ha bloccato l'anno passato. Può giocare in tutti i ruoli del centrocampo. E dopo l'arrivo di Pasalic è pronta la cessione di José Mauri all'Empoli, trovato l'accordo per il trasferimento in prestito dell'ex parmense. Buonasera a tutti, benvenuti al TMV News. Come avete capito dai nostri titoli, grandissimo spazio al Milan in questa edizione, a partire da Romagnoli. Romagnoli che è stato definito incedibile dal Milan nonostante il pressing del Chelsea. Ne parleremo in studio con Marco Conterio. Buonasera. Ciao Lorenzo. Giusta la presa di posizione da parte del Milan su Romagnoli, giocatore giovane, giocatore per il quale erano stati investiti tanti soldi l'anno passato. Deo gracias, i giovani e i talenti restano nel nostro campionato. Meno male che insomma il Milan cinese, che sembrava intenzionato a vendere Bacca, che è un trentenne, ha deciso di tenere quello che è di fatto, insieme a Rugani, il futuro della nostra difesa, parlo come difesa dell'Italia. Ovviamente. Stiamo a cosa ne pensa anche Giuseppe Sabadini, 161 presenze con il Milan negli anni 70. Sabadini, buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti. Il suo punto di vista sul Romagnoli e soprattutto sulla decisione del Milan, che con questo comunicato ufficiale di fatto lo ha tolto dal mercato, rinunciando anche a un bel gruzzolo. Sì, effettivamente sono bei soldi, però se devi costruire una squadra, quando hai un giovane, diciamo, che sul punto di vista anche di crescita sta crescendo molto bene, te lo devi tenere se vuoi tornare a certi livelli. Quindi secondo me insomma hanno fatto bene. Certo, se ci fosse stato magari in altri momenti che avevi la squadra già, una grossa squadra con diversi ruoli insomma già coperti, a quel punto lì insomma la cifra era allettante, però se devi costruire, Romagnoli è uno dei giovani, diciamo, del futuro, e quindi insomma ha fatto bene il Milan a tenerselo. Al netto, Sabadini, di tanti acquisti magari sbagliati, difficili da capire, da comprendere, insomma, non ultimi quelli Sosa, che è stato pagato molto, una scommessa al Sud America come Gustavo Gomez, è la prima vera grande decisione saggia e importante da parte del Milan degli ultimi anni? Io mi permetto, tanto di cappello, non so se è d'accordo. Beh sì, sono d'accordo, perché effettivamente in passato abbiamo dato via dei giocatori che poi alla fine insomma valevano una barca di soldi. Ah, sì. Ma abbiamo molti esempi, abbiamo insomma, no? Già da Vieira in poi, insomma, purtroppo abbiamo sbagliato negli ultimi 4 anni, abbiamo fatto grossi errori perché abbiamo preso sempre gente che praticamente poteva essere una cassa malati. Adesso faccio una battuta, però sì. Gente che magari che ti fa 3 partite, 4 partite, poi sta ferma magari 1 mese, 2 mesi. Niente, dobbiamo puntare anche noi a giovani di valore, avere quel po' di pazienza e farli crescere un pochino, perché non è facile insomma fare subito lo squadrone, ci vuole anche un po' di tempo. Purtroppo il Milan per tanti anni ha dominato il calcio mondiale, adesso è arrivato un momento che deve ricostruire. Ricostruiamo con intelligenza, però. Certo, insomma, è giusto ripartire anche da giocatori come Romagnoli, come Donnarumma, insomma giocatori giovani che possono assicurare, certo, un bel futuro per il Milan. Prima però parlavamo anche di Bacca, è giusto da parte del Milan respingere le offerte che ci sono state e tuttora ci sono da parte del West Ham, soprattutto alla luce anche di quello che ha fatto nella prima partita di campionato? Ma guarda, io ho sempre detto questo, Bacca non è uno di quelli che se arriva a centrocampo, che sa tenere la palla, che ti può fare la sponda, perché non è uno così. Bacca è il classico uomo di area di rigore che se tu riesci ad andare sulle fasce e mettere le palle in mezzo, lui è rapido, è svelto, insomma c'ha il guizzo e ti può fare i gol. Ci vuole anche uno che sappia anche tenere la palla in certi momenti, voglio dire, no? Come poteva essere Ibrahimovic, che da solo si metteva là. Ha fatto nomi da poco. Esageriamo forse con Ibrahimovic, chiede troppo, certo, forse al Milan di oggi. No? Certo, però voglio dire, Bacca è un altro tipo, insomma, no? È un po' anche l'altro nero, insomma, sono più gente, insomma, storia di rigore, che hanno lo spunto, così, capito? Ma non sono capace di tenerti una palla e far salire la squadra, ecco questo. Va bene, Sabadini, noi la ringraziamo e la lasciamo al suo lavoro, perché so che deve andare a vedersi una partita.
Sì, devo vedere una partita, poi sentivo anche di José Mauri, io c'ho un ragazzo argentino del 98 molto forte che era in camera anche con lui, che purtroppo lo volevano tutti e adesso è ancora lì fermo. E chi è? A questo punto ci dica chi è. No, era un ragazzo che si chiama Correa, del 98, sembra un po' la fotocopia di Biabiani, ecco questo, ce l'ho lì, l'altro anno l'ho posteggiato, tutto bene, però sai, è bravo, però poi hanno tutti i loro giri e quindi... Vabbè, insomma, vedremo se in qualche modo poi riuscirà a rilanciarsi. Speriamo. Grazie, bocca al lupo a Giuseppe Sabadini, grande ex del Milan. Parliamo anche del capitolo Pasalic, nuovo giocatore del Milan, è approdato a Milano, un giocatore che per quanto riguarda il centrocampo può giocare in tutti i ruoli, certo è che c'è questo punto interrogativo legato alle condizioni fisiche. È un campione in un ruolo? Cioè, questa è la domanda. Il Milan aveva bisogno di Pasalic, io riparto da Lorenzo delle dichiarazioni che aveva fatto Vincenzo Montella in occasione del quasi acquisto, se vogliamo, di Rodrigo Bentancur. Bentancur sì, è bravo, è il giocatore del Boca Juniors, ma noi abbiamo bisogno di giocatori pronti. Cioè, il pronto che cercava Montella è Mario Pasalic, 95, reduce da esperienze da non titolarissimo, che arriva in prestito dal Chelsea. Mi ricorda molto l'operazione Van Ginkel, che è arrivato in prestito al Chelsea. Van Ginkel, che traccia e che impronta ha lasciato al Milan? Non lo so, io faccio gli auguri a questo giovane croato di essere, di ripercorrere magari le orme di Boban come croato al Milan, che non sarebbe proprio male. No, anche se si avvicinasse non sarebbe assolutamente male. Però la vedo molto complicata. Vedo molto complicata, ma per quello che è stato il percorso del giocatore, per quello che chiedeva Montella, per quello che cercava Montella e per quello che cerca tuttora Vincenzo Montella. Comunque tanti auguri a Pasalic, che peraltro è sbarcato nel pomeriggio di oggi, quindi un augurio che va a questo ragazzo. Domani visite mediche appropriate, ma credo che Milan News ne sappia di più. Sì, infatti abbiamo proprio in collegamento con noi Antonio Vitiello, direttore di milannews.it. Ciao Antonio, benvenuto, approfondiamo con te il discorso relativo a Pasalic, ne stavamo parlando qui in studio. Buon pomeriggio a tutti. Stavamo dicendo anche delle caratteristiche di questo calciatore, ma anche delle condizioni fisiche che sono un po' un punto interrogativo, no, per quel che riguarda Pasalic. Eh sì, un po' questo il dilemma, diciamo così, intorno a Pasalic, un po' un mistero, perché questo giocatore, pensate, non gioca da febbraio scorso, ha avuto un problema alla schiena, infatti il Milan ci vuole vedere chiaro, e non solo ci saranno le visite canoniche domani alla Madonnina, ma ci sarà anche un approfondimento specifico proprio per vedere qual è il problema alla schiena di questo ragazzo nella giornata di sabato. Quindi, ma Antonio, al 25 agosto il Milan perché corre questo rischio di magari prendere un giocatore che non sta bene col rischio di doverlo rimandare indietro? Cioè, ha un senso, ha una logica questo? La logica è che il Milan non riesce a prendere altro, nel senso che il Milan ha dei problemi economici, e prendere un giocatore in prestito secco come Pasalic è difficile prenderne altri, insomma, magari ha voluto puntare su questo ragazzo perché ha avuto anche, come dire, dei buoni rapporti con il suo procuratore. Sapete che il Milan ragiona molto in questi termini, soprattutto Adriano Galliani. Però... in questi giorni sono stati proposti tantissimi centrocampisti al Milan, mi parlavano di una decina di centrocampisti al giorno, infatti, come avete potuto leggere, molti nomi sono usciti e sono anche stati scartati. Pasalic alla fine è andata bene perché il Chelsea ha accettato il prestito secco con diritto di prelazione, una formula abbastanza strana, nel senso che l'anno prossimo il Milan avrà una prelazione sul giocatore se dovesse convincere. Vediamo poi se giocherà, quando giocherà, insomma è comunque un punto interrogativo, soprattutto dal punto di vista della formula e in particolar modo dell'aspetto fisico, perché ribadisco, non gioca da febbraio, si è allenato soltanto una settimana fa, da una settimana insomma, a Londra con il resto della squadra, e dovrebbe riprendere la preparazione. E l'umore di Montella qual è, visto che parlavamo qui in studio proprio delle dichiarazioni di Montella, della sua necessità di avere un giocatore pronto subito? Nel caso di Bentancur, se li voglio pronti e poi arriva il ragazzetto. Sì, in effetti il caso di Bentancur era abbastanza emblematico, ci aspettavamo tutti una dichiarazione un po' diversa su Bentancur, ha fatto subito capire che probabilmente lui si aspettava un giocatore pronto che potesse inserirsi subito nel campionato italiano, e proprio per questo il Milan è andato su Sosa, che in Italia ha già giocato. Anche lì ovviamente ci sono tanti dubbi, in particolar modo sul prezzo, 7 milioni e mezzo sembra essere abbastanza eccessivo per un 31enne, però
dal punto di vista dell'approccio al campionato italiano, almeno Sosa ci ha già giocato, sa come funziona in Italia, ha un'esperienza in più rispetto a Bentancur. Sinceramente su Pasalic ci sono abbastanza dubbi. Evidentemente il Milan ha trovato davvero tante difficoltà a chiudere operazioni. Ma non era meglio Locatelli a questo punto? Cioè, perché si parla del vivaio. Prima abbiamo parlato della bella notizia per i tifosi del Milan, della conferma e del rifiuto ufficiale per Romagnoli al Chelsea. Ma non era meglio a questo punto Locatelli? Il giovane ce l'ha già in casa. Ma io aggiungerei oltre Locatelli anche José Mauri. Tra poco ne parliamo di José Mauri, ma a 40 presenze in Serie A, Locatelli, José Mauri sono giocatori che probabilmente vengono anche sottovalutati in questo Milan, fermo restando che i titolari del Milan sono comunque sempre Kučka, Montolivo e Bonaventura, quindi anche lo stesso Pasalic ci andrebbe a fare la riserva eventualmente di Montolivo e di Poli, o Poli o addirittura Bertolacci quando tornerà dall'infortunio, quindi insomma si tratta comunque di operazioni diciamo a basso costo, ma soprattutto di seconda fascia. Ecco, evidentemente il tifoso milanista si aspettava tutt'altro mercato, però non è stato così. Per quanto riguarda Locatelli e José Mauri, avete ragione, in molti la pensano in questo modo. Insomma. Va bene Antonio, noi ti ringraziamo e ti salutiamo. Buon lavoro! Grazie a voi, buon lavoro. A presto, grazie ad Antonio Vitiello, direttore di milannews.it. Parlavamo anche di una cessione alle porte per il Milan. Sentiamo di chi si tratta, qual è il giocatore in questione, andando in redazione da Simone Lorini. Non solo arrivi in casa Milan. Galliani muove infatti un'altra pedina al centrocampo, cedendo il centrocampista José Mauri all'Empoli. Per lui un anno di prestito agli Azzurri di Toscana, con la possibilità di riscattarne anche l'intero cartellino. I posti a centrocampo nella squadra di Montella si erano fatti decisamente risicati dopo l'arrivo di Sosa la settimana scorsa e di Pasalic proprio questa mattina. Il centrocampista del Chelsea è infatti atterrato poco fa a Linate e ha salutato i tifosi rossoneri, dando però l'appuntamento a dichiarazioni più approfondite dopo le visite mediche. Tornando a José Mauri, il centrocampista ex Parma passa dunque in prestito all'Empoli, dove proverà a ritrovare il campo e maggiori minuti, dopo il poco spazio avuto con Mihajlovic al Milan e anche con Inzaghi. Grazie dunque a Simone Lorini. In effetti, insomma, per José Mauri all'Empoli potrebbe essere una stagione in cui consacrarsi. Insomma, al Parma aveva fatto vedere di avere ottimi numeri, poi insomma al Milan non ha trovato grande spazio. Una storia che mi ha sempre incuriosito, quella di José Mauri, perché si è parlato tanto di lui, forse troppo per la giovane età, era nel Parma quello del fallimento, no? Quello di Ghirardi. Giocatore che poi di fatto al Milan forse ha subito la pressione, perché poi nello spogliatoio non ci sei, il giocatore non lo vivi tutti i giorni. Se Mihajlovic ti boccia, se Inzaghi ti boccia, se Montella ti boccia, credo che insomma il terzo è più che la riprova. Sì. Evidentemente la pressione del Milan non la reggi. Sì, ancora probabilmente non la reggi, poi magari fai una stagione discreta all'Empoli, ti puoi anche ripresentare, puoi anche riprovarci con il Milan. Insomma, è chiaro che è ancora molto giovane. Quindi il tempo è dalla sua parte. All'Empoli come può fare secondo te? Perché lì nel reparto c'era un prestito che era Paredes, va a giocarsi il posto con un altro giovane come Diussé, no? Sì, però insomma mi sembra che a centrocampo l'Empoli abbia bisogno, ecco, dopo la partenza di Zielinski, dopo la partenza di Paredes, se la può giocare con i vari Teglio, Diussé, Croce, Mattiello, Maiello. Sì. No, un giocatore che va sicuramente a preziosire un centrocampo, a fare da regista nel 4-3-1-2 di Martuscello, va a fare il vertice basso, lui o Diussé, e poi ci sono Teglio che se la gioca con Bükel, ci sono Croce, insomma ci sono altri giocatori, va a non dare esperienza ma va a trovare quel minutaggio che spera di avere, a differenza di quanto non ha avuto mai al Milan. Siamo così arrivati alla conclusione del nostro TMV News, grazie per averci seguito, grazie naturalmente a Marco Conterio. Grazie a voi. Grazie a tutti voi per averci seguito fin qui, buon proseguimento di serata.